Siccome dico sempre la mia e non ho paura di nessuno, neppure dei potenti di questa terra che me ne frego, proprio perché sono potenti e mi fanno pena, proprio perché sono potenti, mi fanno arrabbiare, proprio perché sono potenti, superpotenti, strapotenti. E così anche davanti a certi fenomeni, già la parola fenomeno, qualcuno dovrebbe anche ricordarselo, basta andare a prendere un vocabolario e vedere, no? L'etimologia, che significa apparenza, qualche cosa che appare, qualche cosa di carnale, un fenomeno è carnale, i fenomeni. E si esaltano soprattutto quando muoiono, perché la morte soprattutto quando avviene magari così, insomma, quando ancora uno, non dico che nel fiore dell'età, però avere 60 anni, insomma, no, non è morire da vecchi come potrebbe succedere quando dovessi morire io, no? Ecco, questi fenomeni, soprattutto del calcio, dei piedi, perché è una questione di piedi, sì, qualcuno dice intelligenza, sì, ma voi capite la relazione tra l'intelligenza e i piedi? In rapporto alla intelligenza con l'intelligenza, con l'essere umano, con lo spirito. C'è un abisso. Eppure si esaltano questi fenomeni dei piedi, che poi che riguarda anche tutto il mondo dello sport in genere, no? Piedi, anche quando uno va in bicicletta, è questione di piedi, no? Tutto è piedi. Quando uno corre, è questione di piedi. Quando uno salta, è questione di piedi. E certe volte anche quando si nuota, è questione di piedi, no? Piedi, piedi carnali. Questi fenomeni carnali. Che si esaltano come Dio. Certo, bisognerebbe scrivere Dio con minuscolo, no? Per rispetto dell'altro Dio, che è un'altra roba, che non è un fenomeno dei piedi. Questa esaltazione di, diciamo, di personaggi, di cartapesta, cartapesta. Pensate, no? Cosa vuol dire cartapesta? E poi, se dietro questi personaggi di cartapesta, questi fenomeni carnali, c'è nulla dell'essere umano, sono poveracci, no? Come esseri umani. E allora immaginate la pazzia di una folla che si esalta proprio nel giorno, no? In cui si ricordavano. Il femminicidio, poi non lo so, non entro nel merito di questo tale che dicono che abbia figli, non figli, tutto per amore, boh. Questi personaggi che poi salta fuori, non dico Maradona, non lo so, ma tanti personaggi, no, esaltati, poi salta fuori che hanno violentato le donne, addirittura violentato i bambini. Sono poveri esseri umani perché non hanno umanità. E noi, no, diciamo, ecco il dio del calcio, dei piedi, fenomeno di cartapesta, che crollano subito, no, il giorno dopo, perché più poi più nessuno che se ne ricorda, un'esaltazione di massa. Muore un genio, nessuno che se ne ricorda, perché la massa non sa che cos'è il genio, sa che cos'è un fenomeno. Una carnalità di piedi, ma non sa che cos'è un genio, che cos'è l'intelligenza, perché la massa non è intelligente, è imbecille. Albert Einstein diceva che no, ci sono due infinità, forse dell'essere umano, ma sicuramente c'è un'infinità di imbecillità. L'imbecillità è infinita. Questa massa di coglioni che si esalta per un imbecille di uno che è ritenuto un dio dei piedi. Un fenomeno di cartapesta, un fenomeno carnale. Lo spirito dov'è? Non c'è, non si vede. Certo, non possiamo noi giudicare. Spetta a Dio giudicare. Siamo in un'emergenza sanitaria, questo virus.
che distrugge anche il fenomeno dei piedi, no? E poi la gente se ne frega. Scendono in piazza, ce ne freghiamo, via, no? Le mascherine. Siamo qui per esaltare un fenomeno dei piedi. Un dio di cartapesta. Io adoro un dio che è diverso. Adoro, contemplo, mi innamoro. Di un dio che non riguarda niente ciò che è carnale. E lotto perché questo mondo pazzo, questa folla pazza, questa massa di imbecilli si ravveda, ma no, non sarà possibile. Perché l'imbecillità è infinita. Sembra quasi lottare con il Dio, con la divinità. E la divinità dei mistici è sempre stata, possiamo dire, no? In minoranza. A rischio, davanti alla imbecillità di una folla, di una massa, che adora un Dio dei piedi. Un Dio carnale. La imbecillità di questi personaggi che si sono costruiti anche sul marcio, sul vuoto. Fenomeni, apparenze e questa massa di imbecilli che adorano un Dio di apparenze. Mi fa pena. Vorrei urlare. Massa di imbecilli, idioti. Certo, a me fa anche piacere vedere, no? Queste ricorrenze, diciamo, no? Queste manifestazioni, perché mi fanno ancora aprire di più la testa. Certe volte sono illuso, ma dico, ma forse non è vero che la massa è così, forse non è vero. Ecco, queste sono le prove di una massa di imbecilli che corre dietro la massa a questi fenomeni carnali, di cartapesta. Il Dio dei piedi, il Dio dei piedi, il Dio dei piedi. Questo è il futuro dell'umanità, adorare questi pezzenti fenomeni dei piedi. Nel genio dov'è? I giusti dove sono? Muoiono, scompaiono nel nulla, perché la massa si dimentica, la massa si dimentica, la massa si esalta per questi fenomeni carnali, il Dio dei piedi. Vedendo anche io le foto, i titoli un po' di quello che è successo in questi giorni, per appunto quello che prima spiegava anche Don Giorgio, sono rimasta un po' così, nel senso che mi è venuta, ho avuto dei flash, che dei ricordi di quando ero bambina, quando avevo visto probabilmente in qualche scena di qualche film il popolo ebreo che esulta, che festeggia il vitello d'oro. E beh, mi è sembrato di vedere la stessa cosa, una massa dietro un dio, ovviamente con la D minuscola, proprio fatto di cartapesta, un modello che non è un modello per i nostri giovani, ma più che altro a prescindere da questo personaggio un po' che è totalmente discutibile. Ciò che mi ha impressionato è veramente vedere una massa dietro un dio di cartapesta. E se loro lo chiamano dio, è vero, perché è limitato, è un dio proprio umano, totalmente umano e niente di più. E sono ben contenta invece di continuare a
emozionarmi o comunque a non rimanere indifferente di fronte alla vera bellezza che c'è, anche se bisogna scovarla molto bene, e di credere di veramente vedere e vivere per una divinità, un qualcosa che è tale, chiamata tale proprio per la sua importanza, per la sua grande elevatezza. E ciò che anche che mi ha impressionato è avere scritto ieri, ma proprio con spontaneità, due parole su Facebook e aver capito come aver visto una reazione così, diciamo, virulenta per un personaggio del genere, come le persone si agitano, si sentono prese in causa, si sentono appunto prese sul personale nel momento in cui le si pungola, le si provoca e forse, Don Giorgio, stiamo dando troppa importanza a un qualcosa che appunto è fumoso, è di cartapesta e per cui credo che forse siamo qui a parlare di cose che non ne vale la pena, però non è vero, forse questo non è vero perché si sono viste scene che secondo me sono veramente pietose di una massa che è davvero troppo ancora carnale e credo che di questa massa non ci si possa aspettare molto perché si prende poi tutto anche per andare contro la mascherina, contro questo, contro quell'altro, specialmente appunto come diceva lei Don Giorgio, in una situazione di emergenza in cui dovrebbe uscire un po' di intelligenza e invece si vede come c'è una grande stupidità che aleggia e che viene sempre più fuori e questo virus mi sta veramente strabiliando ogni volta di più perché viene sempre fuori il peggio del peggio di questa massa di veramente persone poco intelligenti, perché l'intelligenza, l'intelletto è ben altra cosa. E condivido anch'io ovviamente quello che ha detto lei, Don Giorgio, e credo che non c'è molta speranza in questa massa che corre dietro veramente a idoli, che è veramente legata a degli idoli di carne, totalmente di carne e di avere, che non sono neanche intelligenti proprio perché corrono dietro a personaggi che non hanno fatto nulla di buono nella loro vita. Ecco tutto. Ciò che un'ultima cosa e che trovo anche comunque importante è come sale, ne abbiamo anche parlato, parlando di personaggi del passato di un certo calibro e non sto andando a prendere magari Platone o che altro, ma come siamo arrivati adesso a avere un appiattimento totale a un nulla e credo che questo sia un qualcosa di veramente allarmante.